Ciao a tutti ragazzi, bentornati da Marco Azzurro in questo nuovo video. Nel primo dell'anno, primo gennaio 2022. Ma come ci siamo arrivati a questo 2022, ragazzi? Noi tifosi napoletani non lo so. Non so come ci siamo arrivati, ma spero che avete passato un buon capodanno, che vi siete magnati le lenticchie e tutte quante cose, perché veramente non è un periodo felice se vogliamo pensare al Napoli, ragazzi, con Insigne che oramai è in partenza per Toronto, Manolasche ci ha lasciati e tutti i casi Covid e gli infortuni che ci stanno rovinando la squadra. Scusate per questa tenda qui, ma non sono a casa mia, come potete vedere. Però oggi siamo qui per parlare di tutt'altro e di un acquisto finalmente, di un qualcosa di positivo, perché Manolas se n'è andato per una cifra misera all'Olympiacos. Abbiamo già parlato di quanto sia stata abbastanza inutile la sua presenza a Napoli in questi 2 anni, ma serviva un sostituto perché adesso la difesa è rimasta praticamente a secco con Koulibaly rotto, rimangono solo Jesus e Rahmani. Quindi serviva il terzo difensore e il Napoli ce l'ha portato già bello col fiocchetto al primo dell'anno. Stiamo parlando di Alex Twanzebe, ragazzi, centrale africano dello United, che sinceramente non è proprio il miglior difensore dello United, non è neanche il peggiore, ma lo United in generale non è una squadra con una gran difesa. Questo non vuol dire che se vai a prendere un difensore dello United ti stai prendendo un cesso, perché in generale Twanzebe a me piace. Ha un bel tackle, una bella corsa, è un Koulibaly scarso, ma alla fine viene a fare il terzo centrale, quindi ci può stare. Lo prendiamo per mezzo milione di euro in prestito secco, quindi a giugno se ne andrà, ragazzi, ma è un tappabuchi. È un tappabuchi per chiudere la partenza di Manolas e va bene così. Io in generale sono soddisfatto che il Napoli sia stato molto repentino nel prenderlo. Molti si stanno esaltando, per esempio, ragazzi, ho già caricato il video con il gol e skill di Twanzebe. E vedo molti che si stanno esaltando, ma io non mi esalterei per questo giocatore, perché è un giocatore che ti può cacciare la partita perfetta, come ti può cannare tutto. È una scommessa, alla fine resta una scommessa. Noi comunque dobbiamo solo vederlo in campo ora. Comunque le visite mediche ancora le deve fare, quindi può pure esaltare tutto, però ormai l'acquisto penso che sia bello che concluso. Noi ci vediamo, ragazzi, al prossimo video. Scrivetemi qui sotto cosa ne pensate di Axel, perché come detto non è una certezza come giocatore, ma potrebbe diventarlo. E niente, noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.